Ciao Mario. Esatto. Ciao, ciao. Allora, di Allora, aspetta, c'era che anche un'altra parliamo domanda. oggi? Di che parliamo oggi? Beh, Mercati. ci eravamo ripromessi di provare a non dire nulla, ma di comunque parlare per mezz'oretta, cercando di star sul vago, perché io almeno idee chiare non le ho, se le hai tu, ben vengano. No, le tue. Di mercati e paraggi, i quali oscillano l'altro giorno, sembra tutti disperati perché era malato Trump, adesso tutti contenti perché gli è andato la pimpirimpina e lui ha detto: Sì. Io so forte, so gagliardo. Sì, ma io non riesco a capire perché i mercati, in realtà forse c'è dietro il discorso di Trump, che poi in realtà non capisco che cosa possa determinare, perché se Trump fosse finito incapacitato, realmente il timone l'avrebbe preso Pence e poi si vedeva, non è che c'erano i cosacchi che abbeveravano i cavalli a Washington. Però può darsi che in parallelo i mercati si siano sentiti rinfrancati dal fatto che forse passa questo famoso stimolo, no? L'ulteriore tranche dello stimolo di cui stanno negoziando la Pelosi e Mnuchin, per cui i democratici hanno presentato il loro bel pacchettino diligente alla Camera, dove chiaramente se lo votano, se la suonano e se la cantano, e al Senato mancano i numeri. Quindi bisognerà capire se riuscire a far passare questo. Io credo che i mercati, come sempre, siano in attesa di stimoli fiscali, per cui a questo punto, Trump o non Trump, loro si sono messi in testa che vogliono questo nuovo stimolo fiscale, lo vogliono enorme e di conseguenza tendano a scontarlo. E per cui questa è la mia lettura estremamente banale. Sono certo che molti di quelli che ci stanno ascoltando ne avranno di migliori, come sempre del resto per definizione, per cui non saprei che altro aggiungere. Poi vediamo in quanto tempo Trump esce effettivamente, vediamo soprattutto se ci sono... Se dovesse mai accadere che anche Biden dovesse ammalarsi, no? Perché, voglio dire, bisogna considerare anche questa cosa. Io devo dire una cosa che è molto poco così carina, ma in realtà è una constatazione epidermica. A me Biden trasmette, non so a te, un'idea di fragilità fisica che magari è sbagliata. Lo vedo proprio come un piccolo essere fragile che potrebbe essere abbattuto da un momento all'altro da qualcosa a livello di salute. E soprattutto noto che è vero che ha 77 anni, però e ancora l'eloquio regge ancora bene, eccetera, eccetera. Però noto che è diventato molto più anche visivamente, no? Questo processo di invecchiamento che è proprio manifesto, che si innesta in determinate età, per cui non lo so, a me fa un po' di inquietudine, ma a me fanno inquietudine entrambi, innanzitutto perché la cosiddetta più grande democrazia del pianeta esprime due persone che hanno 150 e rotti anni in due. E questo, vabbè, voglio dire, pazienza, no? Cioè, non è l'età che è un titolo di merito in quanto tale. Però mi inquieta un po', devo dirti. Quindi, secondo me i mercati potrebbero. Io poi ho letto cose di ogni tipo. Ho letto che i mercati, quando scendevano, chiaramente qui bisogna fare la tara per la fonte della notizia, no? Se sono fonti tipo il Wall Street Journal o altri. Se il Wall Street Journal dice che i mercati scendono perché stanno scontando la vittoria di Biden e probabilmente il fatto che la Harris avrà un peso sempre più rilevante, ma questo lo dice il Wall Street Journal, il New York Times dice un'altra cosa. Per cui è un po' come in Italia, voglio dire, fatte le debite proporzioni per le cose abbastanza ridicole che girano, che stanno diventando abbastanza generalizzate, però io resto della mia idea, cioè i mercati vivono di questa sorta di attesa di stimoli. Per cui, Sì, visto che la adesso lascio anche. interrompere. Sì, prego, prego. Una cosa, Mario, StreamYard c'è sta roba che quando infatti, protestavano all'inizio, poi ho visto che avevo io il microfono aperto, bisogna, c'è un effetto eco. Chi non parla fondamentalmente deve tenersi il microfono chiuso, altrimenti a loro gli arriva lei. No, solo tre cosine al volo. Uno ci ha fatto una domanda
se abbiamo opinioni diverse su reddito di cittadinanza, dopo, quando abbiamo un attimo, però teniamocelo in memoria, approfittiamo del fatto che siamo live per rispondere a una domanda che è anche interessante. Io non so se abbiamo opinioni diverse o meno, magari se le abbiamo ne discutiamo. Su Biden siamo totalmente d'accordo, e questa è proprio una cosa fisica. È una cosa fisica e lo vedono tutti, e infatti Trump ci gioca. Tieni conto che Biden c'ha un problema di stuttering, come si dice, di balbuzie. Suo, da sempre. Cioè non ha mai voluto dare, non ha mai dato l'impressione che invece Trump, nel bene o nel male, vuole dare. Cioè, spacco tutto, sono grande e forte, è esattamente l'opposto. Con la debolezza fisica obiettivamente c'è, cioè, si vede che è un po', non è totalmente, insomma quel problema lì c'è, non sei l'unico che ha quell'impressione. Quanto conta, io l'altra cosa che volevo dire è questo: è strano che i mercati siano così, come l'impressione a volte che chi opera sul mercato abbia una grandissima capacità di intuire dove le aspettative popolari si coordinano e dove i media le fanno andare. E le giochi molto nella gestione della short term volatility. Perché? Perché, come anche la presidenza Trump ha mostrato, il presidente degli Stati Uniti, per importante che sia, giusto? Alla fine, anche se è matto come Trump, io tanti disastri non fa, cioè diciamocelo francamente, no? Cioè, esiste uno Stato, un apparato dello Stato, una burocrazia, giusto? Che ti controlla, quindi il presidente debole, io non ho mai capito cosa volesse, non ho mai avuto l'impressione, no, di, certo in casi estremi, ma deve essere veramente estremo, perché ripeto, neanche Trump alla fine ha cercato la guerra con l'Iran, non è riuscito a averla, se lo sono massaggiato nei casini con la Cina, il muro non l'ha fatto, cioè, ha piantato casini uno peggio dell'altro. Ha cercato di distruggere NAFTA, alla fine gli hanno fatto un NAFTA meglio del precedente. Io non credo che la gente che opera sui mercati a livello professionistico sia così ingenua da pensare che, siccome Trump c'ha il Covid, domani l'America crolla. Non so, per quello che mi sorprende la volatilità. No, io sono d'accordo. Allora, è vero quello che dici tu, cioè... il presidente degli Stati Uniti non è onnipotente, perché ci sono i famosi checks and balances che probabilmente tendono ad attenuarsi quando Casa Bianca, Senato e Camera sono tutti dello stesso colore e c'è, come dire, sufficiente omogeneità pure all'interno di dialettica tra esponenti tutti dello stesso partito. Poi in realtà l'omogeneità perfetta non esiste. Quindi diciamo, già il primo elemento di checks and balances è quando il Congresso è di colore differente o prevalentemente differente rispetto alla Casa Bianca, e infatti ci sono dati che indicano che c'è i mercati tendono a premiare questa sorta di gridlock, no? Questa sorta di stallo nella produzione legislativa, che viene considerato a volte virtuoso perché centrista, quindi evita eventuali avventure da parte della Casa Bianca. Poi naturalmente ci sono tanti altri elementi. Io onestamente ripeto, cioè, i mercati sono composti da una miriade di persone che creano anche un effetto eco, nel senso che se la suonano, se la cantano, e alla fine si convincono di dire praticamente tutti la stessa cosa, per cui c'è un gigantesco confirmation bias, salvo poi i momenti di volatilità, che sono quelli in cui ci sono questi sbalzi, no, abbastanza violenti, dove c'è un break del paradigma dominante, magari dominante da pochi giorni, si resetta tutto, c'è uno spike di volatilità e da lì si riparte. Però mi pare che se noi guardiamo in maniera abbastanza centrata, i mercati tendono ad apprezzare misure fiscali espansive, ora più che mai, e misure monetarie espansive non convenzionali, ora più che mai. Quindi voglio dire, i mercati, uno dice i mercati si stanno dimostrando, adesso dirò una banalità che però farà fare a qualcuno, i mercati non sono
soggetti di conservatorismo fiscale e di purezza monetaria, esattamente il contrario, perché i mercati chiedono espansione fiscale e espansione monetaria con grande creatività. Non so tu cosa pensi su questo aspetto, però mi pare che poi naturalmente questi stessi mercati si accorgeranno ad un certo punto, magari quando avremo la pandemia finalmente alle spalle, dirlo adesso sembra, come dire, o di buon auspicio o di portarsi sfiga, diventeranno improvvisamente fiscalmente conservatori, diranno ma qui c'è uno stock di debito insostenibile, tagliare, qui ci sono dei tassi troppo bassi, non ne usciremo più, poi alimenta i peggiori mali del mondo, alziamoli. Quindi a quel punto lì i mercati cominceranno a rotolare ad avere ancora di più una propria, un proprio spike di volatilità. Quindi io ho smesso da tempo di considerare i mercati come entità di razionalità suprema. I mercati vivono del loro bello short-termismo, non potrebbe essere altrimenti, bisogna prendere atto di questo e comportarsi di conseguenza. Sì e no, beh, facciamogli un po' da contraddittorio. Allora, no, la volatilità quotidiana esiste, c'è chi lavora appunto short-termismo e i meccanismi di un giorno siamo tutti keynesiani, nel senso che vogliamo più fiscal stimulus, ci promettete, più la politica monetaria allegra ci promettete, più contenti siamo, è un fatto. Con la politica monetaria chi opera a breve sui mercati è sempre contento quando è lassa. Quando è, perché? Perché c'è poco da fare, ormai dalla seconda metà degli anni 90, tre quarti della liquidità, avere liquidità cheap ti permette di operare, di fare quello che è il lavoro della speculazione. Tutti pensano che sia una roba sempre negativa, ma io non sono di questa opinione notoriamente. Comunque ti permette di comprare e vendere rapidamente, prendere posizioni molto lunghe, molto corte, insomma di avere liquidità da usare per fare le tue scommesse e ti permette di farlo a buon mercato. E questo a chi opera sul mercato è contento di non dover avere un costo opportunità del 3% nell'usare la liquidità per fare certe cose del 4% e di avere un costo opportunità dello 0,3 o dello 0,7 a seconda. Perché? Perché poi i grandi guadagni li fai a 10 punti base alla volta, non è che li fai a 100 miliardi di punti, non è che guadagni excess return del 2%, del 3%. Quello è il problema, 10 punti base che per diventare sostanziali vanno messi a leva di un fattore di N, esatto. E questo non fa che iniettare instabilità nel sistema. Cioè, questo è così, oddio, il sistema, adesso, su questo sono sicuro che abbiamo opinioni diverse, secondo me il sistema ha retto, è il sistema interno. C'è stato il caso della bolla dove ha retto male, però comunque è vero che aumenta la volatilità perché è esattamente questo, guadagni pochissimo in percentuale e quindi per fare una cifra che ti attragga devi essere capace di muovere miliardi. Per muovere rapidamente miliardi è bene avere moneta a buon mercato su cui che puoi usare, puoi restituire due giorni dopo, non è che l'overnight qui è attivissimo, non è che la gente se lo prenda l'overnight a corto per 6 anni o anche 3 mesi, prende per 3 giorni, a settimana, 5 giorni, quello che è. Una cosa che però volevo osservare è che in realtà c'è molta eterogeneità. Allora, visto che hai menzionato il Wall Street Journal, ha due notizie. Una, il Wall Street Journal è molto più anti-Trump di quanto pensiate. Il Wall Street Journal è rimasto espressione del traditional Republican view, mostly, la grande parte. Poi c'ha i suoi editorialisti che dicono cose strane, ma direi, io lo leggo regolarmente da quando il New York Times mi ha un po' stancato e l'ho abbandonato dopo un quarto di secolo di abbonamento, lo trovo molto più equilibrato di quello che mi aspettavo. Però lasciate che vi faccia vedere questo, che vi dà un po' l'idea del fatto che i mercati alla fine non seguono solo il short termismo. Allora, questo è proprio un articolo di Wall Street Journal che guardavo prima, di ieri, un articolo di ieri o dell'altro ieri. Allora, guardate, questi sono gli indici Standard & Poor's di differenti settori dai minimi dell'aprile, no? Di quest'anno. Quindi, quanto forte è stata la ripresa? E qual è la distinzione? Allora, questo è la ripresa staple, starà, insomma,
che so, farina, robe normali, calzini, detersivi, cioè le cose che compri comunque. Okay? Questo sono i servizi di comunicazione. Okay? E questo è quello che potremmo chiamare beni di lusso, cioè discretion, nel senso che sì, magari mi compro una macchina nuova, no, sì, magari mi compro il gioiello, sì, magari mi compro Armani, sì, magari mi compro il set televisivo più grande. Vedete che la ripresa è molto differente, anche perché la caduta era stata molto differente. Quindi quando in qualche maniera il mercato, gli operatori hanno deciso che non si sarebbe stata la fine del mondo, che quella crisi iniziata con i primi lockdown europei e poi la loro estensione avrebbe prodotto una recessione, ma solo una recessione, per profonda che fosse, che poi c'era un recupero, vedete che li hanno trattati differentemente. Ma la cosa divertente è guardare sia questo, ok, la differenza di rendimenti, no? Chi ha comprato anche solo Amazon o ETSY ha fatto, e questo è invece Monster Beverage, non ha fatto male, però ha fatto il 25% dall'inizio dell'anno. E vedete anche come le cadute siano diverse. La cosa più divertente è questa, però, e poi chiudo e lascio a Mario commentare, che è questo è il settore bancario. Il bancario non è assolutamente rimbalzato. Il settore bancario soffre del crollo dei tassi, no? Che gli ha devastato il margine di interesse. Soffre perché si sta scontando, presumo, un aumento di sofferenze che in un modo o nell'altro andranno smaltite. È vero che il settore bancario in questo momento non sta facendo, americano, non sta facendo un provisioning imponente, cioè non sta facendo grandi accantonamenti e rettifiche su crediti. Questo aveva suscitato un po' di interesse, però diciamo che il settore bancario oramai è diventato un settore, diciamo, bastonato per definizione, il famoso settore che è diventato value, è una value trap, cioè costa poco, ha dei multipli molto bassi, proviamo a comprarlo, dice qualcuno, a intervalli regolari, si fa male perché i minimi si rivedono sempre e soprattutto le strategie value sono assolutamente uccise dalle strategie growth. I grafici dicono tutto quello che c'è da dire. Probabilmente, allora, i discretionary in senso lato vanno su bene perché c'è maggiore disponibilità di credito, e questo è vero, probabilmente c'è stata una compressione delle decisioni di acquisto dei big ticket items che poi si sono liberate tutte assieme, ripeto, ben lubrificate dall'ampia disponibilità di credito. I consumer staples per definizione hanno una domanda poco elastica, diciamo, al reddito, perché sono quasi consumi necessitati e necessari, quindi anche quello make sense. Leggevo proprio oggi su Project Syndicate un commento di Kenneth Roach, credo, che era l'ex Morgan Stanley, che era il responsabile dell'Asia e adesso fa l'economista. Scusami, ho detto una sciocchezza, Kenneth Rogoff, non... Kenneth Rogoff, che voglio dire tu conosci molto meglio di me. Rogoff conosco, sì, anzi siamo anche, diciamo così, abbastanza amici. Perfetto. Da una volta che l'ho convinto che quello che lui credeva fosse cibo italiano non lo era, tantissimi anni fa, lui era già senior, ero un assistente professor. Ma andiamo avanti. Allora, Rogoff dice, com'è questo andamento dell'indice che è così, questo disconnect, no, su cui tutti ci stiamo rompendo la testa da tempo? Come si spiegano queste borse così golden, diciamo, rispetto alla miseria dell'economia reale? E tra innumerevoli tentativi di interpretazione c'è quello di Rogoff che dice probabilmente perché la vera sofferenza economica, la vera miseria economica non è quotata e riguarda le imprese di minori dimensioni, le micro, le piccole e le micro, focalizzate prevalentemente sul settore dei servizi. Di questa cosa noi abbiamo parlato anche più volte nelle nostre chiacchierate più o meno settimanali, quindi non dice nulla di così... Difficile dargli torto visto che ci dà ragione. No, sì, ma a parte quello, cioè... È un uomo sveglio, ovviamente è così, è vero. A me non viene in mente nessun'altra motivazione, poi dopodiché sarebbe... Ma credo che sia la motivazione di fondo, sai,
E credo che sia particolarmente vero in Italia, dove infatti, siccome di roba grande e avanzata tecnologia ce n'è poca, la borsa non ha gli exploit. Sì. Ma se tu guardi, voglio dire, la borsa italiana da cosa è fatta in prevalenza? Da utilities, quindi voglio dire Enel, Terna, che sono regolate in un regime di tariffe pubbliche, e quindi non ci si può mai aspettare da delle utilities niente di differente da un discreto dividend yield, a meno che chiaramente non si impegnino a fare cose più eclatanti. Enel sta facendo di suo, Terna poi ovviamente molto più regolata. Poi abbiamo Eni sulla borsa italiana, e qui che cosa vogliamo dire, visto dove sta il greggio? Poi abbiamo un sacco di banche, e qui vale il discorso della sofferenza delle banche. Quindi è chiaro che non è che ci si possa aspettare cose eclatanti da borse di tipo più tradizionale. Poi, peraltro, sull'S&P 500 è pieno di realtà che sono quotate negli Stati Uniti, ma che non sono statunitensi, o che se sono statunitensi sono globali, e quindi si trovano comunque a diversificare anche in contesti dove hanno minori elementi di freno al netto dei casini geopolitici. Per cui non è l'S&P 500 che ci dà la misura, o meglio, l'S&P 500 ci dà la misura della ripresa a forma di K, perché se abbiamo le prime 5 società dell'S&P 500 per capitalizzazione che pesano per il 25% dell'indice totale, e queste sono tutte delle tech, delle over the top, eccetera, e questo ci sarà un motivo. Poi considera anche il grande successo degli investimenti passivi, quindi index fund ed ETF, che non fanno altro che autoalimentare. Per cui se ci sono correnti genuine di acquisto su alcuni nomi, vengono gonfiate dalla presenza dei fondi indice degli investimenti passivi, per cui si autoalimenta e crea un andamento esplosivo anziché anticiclico sulle quotazioni. Ci sono tante spiegazioni, probabilmente non ce n'è una sola che funziona, ce n'è più di una. Adesso io, con tutto il rispetto, ma cioè, le conclusioni a cui giunge Rogoff sono le nostre, sono le mie, per cui io non sono, cioè, sono uguali alle mie, forse sono banali, non ci viene in mente nient'altro. Però la situazione è questa. Ma più uguali alle mie, quindi siamo in tre angoli diversi. Cioè, anch'io non vedo. Allora, posso aggiungere che così qualcuno si convince che sono marxista. Sono, è vero, anche il segno di una. Quella che probabilmente sarà un fattore di crescita nella disuguaglianza del reddito e della ricchezza. E però sono anche la prova che il dibattito italiano, e non solo italiano, la reazione della sinistra, anche americana, a questa cosa è veramente, veramente cieca. Perché, ecco, mettiamola brutalmente, il fattore specifico Covid, no? Al di là del ciclo che c'era, adesso arriva, chi regge, chi non regge, i servizi si sa. Io ho la mia teoria, perché i cicli americani sono diventati molto più stabili? Perché i servizi sono molto più stabili. Quando sei in manifattura, quando fai durables, la domanda per durables anche adesso è estremamente volatile nel tempo. Perché? Perché i durables sono intertemporal substitutable. La macchina ve la compro per 6 mesi, cazzo, anche la lavatrice può durare altri 3 mesi, i vestiti, vabbè, chi può, dai, la televisione, dai, c'hai già 30 pollici, quanti sono? 50, eccetera, eccetera. Il divano, dai, sono 3 anni che dobbiamo cambiarlo, lo cambieremo l'anno prossimo, giusto? Quindi quando hai un'economia così, a questi livelli, è ovvio che le fluttuazioni di ciclo sono. I capelli te li tagli, dal medico ci vai, al ristorante ci vai, tutti i giorni. Non è che dici adesso mangio per una settimana, poi per una settimana digiuno, no? Adesso mi curo per tutte le malattie dei prossimi 6 mesi, oppure no, per 6 mesi non mi curo nessuna malattia, tanto poi vado al dottore una volta e me le curo tutte. Non funziona così. Quindi è anche pericolosetto, non consiglio a nessuno di provare high intertemporal elasticity substitution in consumption of medical services. Finisci, per quello ci sono le ambulanze, le emergenze servono per quello, perché non c'è elasticità. Quindi un'economia così è molto più stabile. Ora, il grosso in mondi come l'America dei servizi di frontiera in alta crisi e domanda è alta tecnologia ed imprese relativamente grosse. I piccoli servizi è laddove il cambio tecnologico oggi sta facendo un massacro. Nel bene o nel male, non ci voglio entrare,
ma le politiche adottate anti-Covid di tipo lockdown sono politiche che distruggono quelli e creano una domanda molto, i deboli, i piccolini, e creano una domanda molto più forte per gli altri. Non solo, siccome anche giustamente magnificano, rendono più evidente quanto utili siano certe tecnologie moderne, da quella che tu e io utilizziamo da tempo, cioè questa, a tutto ciò che si collega alla telecomunicazione, al lavoro a distanza, al trasferimento dei file, e ovviamente biotecnologie, medicina farmaceutica, eccetera, eccetera, c'è tutto quel mondo lì, che è il mondo avanzato, che è il mondo che già stava facendo soldi, che ne farà di più. E quegli altri che andavano a tracking, con grande difficoltà, adesso hanno beccato una botta infinita. E chi pensa che questa cosa si risolva con trasferimenti di reddito, con reddito di cittadinanza o altre scemenze, secondo me non ha capito nulla. Io credo che questo elemento sia essenziale, sia dietro a quello che tu sollevavi, osservavi e anche Rogo osserva. Molti indici di borsa vanno benissimo nonostante ci sia un pezzo di economia reale che va malissimo. Perché c'è una cesura, c'è quasi una decomposibilità del sistema, direbbe il vecchio McKenzie. Cioè alcuni settori non gliene frega niente di quello che succede agli altri e viceversa. Io la vedo così, quindi credo che siamo d'accordo. Io ho solo sottolineato l'aspetto disuguaglianza. Se vuoi. Chiaro, diciamo però che, allora, anche ipotizzando che il Covid abbia avuto questa funzione di acceleratore di tendenze che erano già in atto, cioè lo spostamento sulle grandi piattaforme, eccetera, resta il fatto che si dovrebbe porre un problema di controllo su alcuni eccessi di queste piattaforme, o no? Cioè, tu come la vedi? Nel senso, i democratici avranno buon gioco, se dovessero soprattutto controllare anche il Congresso oltre la Casa Bianca, a riprendere la tesi dell'antitrust su le grandi piattaforme. Io non so come si fa l'antitrust sulle grandi piattaforme, attenzione, perché io non ho idea di come si possa, come dire, non è che queste sono la Ma Bell che nascono le Baby Bell, no? E così quelle regionali che sono limitate di bacino d'utenza, non è che tu da una Ma Facebook crei le Baby Facebook, no? Ciascuna per 2, 3, 4 stati. E poi finì, non so come funzioni, quindi non so neanche come si possa intervenire, però se dobbiamo parlare di un tema di brutale, proprio scarnifichiamolo per bene, il dialogo tra le over the top e i governi democraticamente eletti, chi condiziona chi? Questo è il punto, no? Cioè c'è questa interazione dove i governi democraticamente eletti o si fanno catturare dalle over the top e quindi stanno zitti ed è business as usual, oppure cercano, se l'over the top si prende troppi margini di libertà, di ricondurla almeno a farsi baciare la pantofola, e allora in quel caso lì c'è un finto antitrust, oppure parliamo veramente di azioni di redistribuzione di questo enorme potere politico prima che economico. Per cui la chiave di lettura di tutto è il dialogo, la dialettica, no, tra le over the top, le big tech, che sono, ricordiamolo, sono delle ONG e come tali godono anche per certi aspetti di una vaga extraterritorialità, anche se poi sono chiaramente basate sugli Stati Uniti, eccetera, e il governo pro tempore degli Stati Uniti. Io la vedo proprio in una dinamica così molto, ripeto, scarnificata di potere. Non so tu cosa ne pensi, perché, cioè, qui andremo avanti serenamente, magari Biden metterà un lieve aumento delle aliquote, come ho scritto settimana scorsa in un articolo per il giornale Domani, oppure, punto di domanda, questo è il punto. Faccio un po' fatica a rispondere, perché su questo non, sì, non ti seguo, possiamo tranquillamente, è che la mia risposta è, sì, anche Zingare, cioè, vabbè, ragazzi, cosa volete fare di Facebook? E Facebook ha effettivamente un enorme potere di mercato e probabilmente anche un grande potere politico. Non tantissimo da quanto vedo. Certamente in questi anni di amministrazione non ne ha avuto tantissimo. Hanno poteri
queste imprese più sui regolatori e in forma diversa. In Europa non sembrano avere molta, no? L'Europa sembra avere grande passione per prendersela con le americane, perché tanto, siccome sono tutte americane. Quindi, anzitutto, queste a me non sembrano avere grande potere politico. Se dovessi farti la lista di chi negli Stati Uniti, e credo lì proprio credo di non sbagliare, ha più potere politico, comincerei da compagnie aeronautiche. United, American Airlines, Delta hanno un potere politico pazzesco, infatti sono riusciti a ricostruire un triopolio. Il mercato aeronautico oggi in America del trasporto aereo è più concentrato di quello che era prima che Carter iniziasse la liberalizzazione degli anni 70. Carter, per chi ascolta, non Ronald Reagan. Ronald Reagan l'ha iniziato Jimmy Carter. Il mercato delle telecomunicazioni, nel senso con i servizi telefonici, il mio, nonostante Google sia molto gentile, mi dia Google Fi, perché sono un fedele schiavo di Google da tanto tempo, che mi permette di fare roaming per il mondo a prezzi decenti, comunque il mio servizio telefonico negli Stati Uniti, onestamente, che se ne dica, ha una qualità leggermente migliore di quella che trovo nel grosso dell'Europa, però mi costa tre volte tanto. Ok? Le farmaceutiche in terza posizione, le farmaceutiche maledette hanno un potere di mercato negli Stati Uniti veramente grande. Io francamente a Google, Amazon, Facebook, chi volete voi, chi altro c'è nella lista dei cattivi? Apple, ci arrivo un po' dopo, perché non gli riconosco un enorme potere politico, gli riconosco una certa influenza quando alla Casa Bianca c'è Obama, ma non mi pare che Obama abbia fatto ste grandi cose pro Facebook. Mentre riconosco che hanno potere di mercato, sto finendo finalmente un paper anche complicato con un mio studente che adesso è professore, che rimando da 4 anni di chiudere perché non mi convince mai. Lui mi dice: ma io devo prendere tegno. Dico: hai ragione, cazzo, finiamo. Dice: ma io voglio farlo bene, però. Dice: sì, ma senti, anche se c'è qualche errore, chi cazzo se ne frega, mandalo, cazzo. E allora ho ceduto e ho messo via il perfezionismo e di notte ci lavoro. In cui c'è un po' questo problema qua, ed è plateale la correlazione fra caduta della share of labor in national income, size of the firm, in certe industrie, manufacturing e transportation soprattutto. Nei servizi no, tra l'altro, ma non importa. Cioè, sia chiaro, Facebook, Google sono labor intensive industries e la quota di reddito di valore aggiunto che va al lavoro in quelle imprese è molto più alta che non a General Motors. Ma il punto di fondo è, Mario, che è davvero un punto difficile. Ne abbiamo discusso anche con GP Galli, infatti è una conversazione che si potrebbe riprendere, se ti interessa la si può riprendere in compagnia. Come si crea concorrenza a Facebook o a Google? Cioè, cosa fai? Gli espropri l'algoritmo a quelli di Google? Glielo, sì, infatti... Infatti li obblighi a renderlo pubblico. E si incazzano, te lo fanno mica più meglio però dopo. Cioè, sarebbe un evento extraordinaire, eh? Sì, sì, ma infatti io, la mia non era una tesi, la mia era una domanda aperta. Cioè, del tipo, chi farà antitrust alle over the top? Se e come lo faranno? Boh. Senti, vogliamo... allora, io direi che... Sono rimasto straordinariamente muto perché non so come rispondere. Beh, però, signori... Ma infatti erano domande open, con buona pace di quelli che dicono che abbiamo una risposta per tutto, queste sono domande. Io l'ho appena detto, è ovvio che sta roba creerà maggiore disuguaglianza, ovvissimo. Pensate anche alle politiche che state adottando, quindi, pensate anche a politiche che chiamate lockdown, insomma, chiamatele come volete. Chiamatele, perché parte di quelle politiche cooperano alla crescita della disuguaglianza. Se pensate che sia il caso di legnare Amazon piuttosto che Facebook, cioè non è che mi freghi molto, cioè non ho particolare affetto, ma devo anche dire che non saprei bene come cominciare senza fare dei disastri. E quindi rifletteteci e vediamo poi chi ha la risposta. Prego,
stavi introducendo. Dobbiamo rispondere alla domanda? Dobbiamo sì, rispondere... sì, certo. Ma allora, sul reddito di cittadinanza, cioè, io ho scritto più e più volte, e quindi inviterei chi ha fatto la domanda magari a valutare quello che ho scritto già in passato. In questo caso, che cosa posso dire? Che quello, ripeto quello che ho detto alla nausea, cioè strumento di una grande mischia che serve a poco e nulla, non è uno strumento di politiche attive del lavoro, perché è costruito male, anche se c'è la grande scusante o il grande alibi che il grosso della vita del prodotto è stato fagocitato dalla pandemia, e questa è l'unica attenuante che gli possiamo attribuire, perché loro sono operativi da aprile 19, non ci sono, non è, a gennaio-febbraio abbiamo iniziato i casini. Ho detto più volte, è un misto di politiche attive del lavoro che attive non sono, perché si sta evolvendo sulla conservazione del posto di lavoro e non sulla tutela del lavoratore, perché le politiche attive sono maledettamente costose e quindi evidentemente la politica ritiene che costi di meno e renda di più in termini di consenso il salvataggio anche di aziende decotte, piuttosto che dire al lavoratore lo lasciamo, lasciamo andare l'azienda e il lavoratore gli facciamo fare un determinato percorso con sostentamento reddituale, che poi sta diventando anche, come dire, una sorta di bella così di bel mito, e politiche attive del lavoro che non funzionano, più politiche sociali dentro lo stesso strumento di reddito di cittadinanza non servono, nel senso che andavano spacchettate le due cose, da un lato politiche attive vere, dall'altro politiche sociali non finalizzate alla occupazione ma al sostegno, alla lotta alla emarginazione, alla povertà. Guardate, il REI che c'era nella precedente legislatura, che è stato un tentativo tardivo, colpevolmente tardivo, soprattutto da parte del Partito Democratico, di fare fronte al, come dire, al ruggito di rabbia che sorgeva dalla popolazione, e quindi dicono vabbè, mettiamo sto REI, andava in realtà fatto partire molto prima, coltivato molto meglio. Quello è stato un tentativo tardivo di mettere una pezza elettorale, infatti gli è andata male. Gli è andata male, ma poi vedo che bene o male il PD continua a tornare al governo, perché siamo una repubblica parlamentare, quindi il problema non si pone. L'importante è cambiare le cose. Quindi vi prego, non mettete, adesso piccola nota, ma siete in disaccordo, uno non vuole il reddito di cittadinanza, l'altro lo vuole. Io, se volete uno slogan... Per me il reddito di cittadinanza è un problema, perché crea un salario di riserva stratosfericamente alto in zone del paese dove c'è un sommerso della Madonna, e per cui è come buttare benzina sul fuoco, e tende anche ad autoalimentare il sommerso. Ad ogni crisi ci saranno aziende che si immergono e non tornano più sopra il pelo dell'acqua, e per cui noi facciamo sparire le basi imponibili, ma non di meno non arrivo a dire no, io non voglio reddito di cittadinanza, andate a lavorare e non rompete i coglioni anche se non c'è lavoro. Io dico, usiamo un concetto di politiche sociali con un assegno di sussistenza e usiamo le vere politiche attive del lavoro, che però costano maledettamente. Però se qualcuno mi chiede in maniera secca, tu vuoi abolire il reddito di cittadinanza, io rispondo, lo voglio modificare notevolmente dall'assetto attuale, che è figlio di una stagione di demagogia e di crassa ignoranza. Dopodiché spero che questo concetto vi entri, perché vorrei evitare di fare come stamattina su Twitter, quando io ho detto partiamo dal minimo comune denominatore, manteniamolo ma miglioriamolo, arriva il genio di turno e mi dice domanda perché lei vuole abolire il reddito di cittadinanza. Allora io vorrei capire se mi spiego, se mi esprimo in una lingua comprensibile o se c'è una pandemia di stupidità che va avanti, diciamo, in maniera devastante. Questa è la mia posizione sul reddito di cittadinanza. Ah no, l'avevo lasciato aperto, sono andato a cercare di riaprirlo, era già aperto, per una volta proprio non ce la faccio. Ma allora, io sono al 97% d'accordo, c'è una piccola osservazione quale che non è che capito, le politiche attive del lavoro non è che costano tanto, perché sono soprattutto di incentivi, paesi che ce le hanno e funzionano bene ci guadagnano, quindi al netto, voglio dire, l'Olanda, che è sempre stata il modello, non si è mai lamentata che costasse tanto, perché è tutta un'altra roba, è molto... Le politiche attive del lavoro sono delle politiche attive... La politica attiva del lavoro è una politica che capisce che c'è time inconsistency nell'atteggiamento di chi obiettivamente
per lavorare e diventare autosufficiente deve anche fare uno sforzo, e non è abituato, non gradisce fare uno sforzo. E quindi bisogna anche essere capaci di punire, se non punisci non sei più credibile. Okay? Però non è. Io personalmente la nozione di reddito di cittadinanza, così come viene formulata, direi di no brutalmente. Io credo che in Italia soprattutto ci sia un problema serissimo di politica del lavoro. Sono piuttosto sorpreso dalla generosità. Ieri sera era a cena con una giovane, tra gli altri, 27enne, neo manager, Nestlé, che parlando di amici dice: c'ho un amico che ha lavorato 4 anni ed è in cassa integrazione, ho verificato che non dà incentivi, una cassa integrazione che dopo 4 anni di lavoro ti paga il 75% dello stipendio per 2 anni. Mi dispiace, non te lo danno. Non c'è nessun dato di economia del lavoro da nessuna parte del mondo, neanche dall'economista di lavoro serio più di sinistra che io trovi, che dica una roba del genere crea un incentivo a muoversi a cercare un lavoro. Mi dispiace, non c'è. Quindi se quella è l'idea italiana, è una buona maniera. Infatti mi raccontava di amici suoi che, messi in quella situazione, invitati ad autolicenziarsi, ad essere in questi mesi, hanno deciso di fare lavoro nero per un annetto, uno o due. Tranquilli, questi sono ragazzi neolaureati, late 20s, early 30s, scusatevi in inglese, fine dei 20 anni, inizio di 30, a zona Milano e paraggi, che si portano a casa i loro 1.300 tranquilli di cassa integrazione per un paio di anni e un altro 1.500 lavorando in nero. Se questo è il modello economico che vogliamo creare, prego, facciano pure, ma io non ci sto. E non ci sto, al di là delle polemiche sociali, quelli che prendono il reddito di cittadinanza. Il dato obiettivo è che la correlazione col lavoro nero, quindi tra l'altro è una delle debolezze, ma qui rischiamo di andare lunghi, questo è un dibattito che magari possiamo fare una volta, Mario, che anche perché magari abbiamo una sensibilità diversa a questo, un atteggiamento diverso, che sarebbe interessante, anzi proponiamoci di farlo. Cioè, cercare di applicare a un paese come l'Italia politiche sociali pensate per l'Olanda, la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, o fu anche l'Inghilterra della Greater London negli Stati Uniti, è assurdo. Perché questo è un paese dove il lavoro nero, l'informalità, l'evasione fiscale, la microimpresa è diffusa. E quindi occorre pensare a politiche sociali studiate attorno ai quartieri di Napoli, Palermo e Catania, scusatemi. Perché poi è lì, no? O Campobasso, dove volete voi, insomma, cioè, laddove si concentra poi questo problema, perché francamente dove sono io qua, provincia di Treviso, non lo vedo. Quindi la mia obiezione a tutta la discussione italiana intorno al reddito di cittadinanza è questa, non perché non credo che ci sia bisogno di politiche attive e di sostegno al reddito per chi è in difficoltà, e anche se nel reddito in lungo periodo per i rari casi di vera incapacità di lavorare, ma perché vanno pensate attorno alla sociologia italiana. Mi taccio e do anzi a Mario la chiusura, perché siamo a 45 minuti, so che vi state divertendo a morire, però non è il caso che esageriamo. No, poi quando Mario comincia a guardare in su, so che c'è qualcuno che dice: guarda che vorrei andare a cena. Sì. Saluti. Non ceno così presto comunque. No, ma allora... Sono d'accordo, però, come tu sai, allora intanto ci torniamo sicuramente e magari lo allarghiamo anche a qualche altro specialista o a qualcun altro che possa portare esperienza sul campo, diciamo, di politiche attive e di politiche sociali, perché il punto è molto interessante. Dopodiché, hai ragione, è un po' come dire, se io devo prima risolvere il contesto sociale, che presumo tu con questo termine intenda a monte l'illegalità diffusa, l'arrivo di controllo del territorio da parte dello Stato pone le basi poi per la rinascita anche economica. Benissimo, si può anche fare una cosa di questo tipo. Ma nel frattempo, cioè, io, siccome questo è un paese dove chiaramente abbiamo un numero di unskilled che sta esplodendo ed esploderà sempre di più perché non abbiamo
settori punta di diamante o comunque sono relativamente pochi, per cui tutti cercano la scorciatoia del prepensionamento dei nativi analogici, dei lavori usuranti perché si usurano a pestare sulle tastiere, eccetera, eccetera. Io avrei usato un istituto che è americano, britannico, canadese, australiano, l'Earned Income Tax Credit, l'EITC, che pure ha i suoi problemi di frode, però questa è una misura di contrasto ai working poor che fa incrociare domande e offerte di lavoro. Assolutamente, quello sto con te totale. Io questa cosa qui continuo. Infatti la mia misera proposta di minimo di redistribuzione dagli haves agli have nots, che però hanno deciso che è liberista perché tocca fra gli altri pensionati e dipendenti pubblici, era ispirata a quello, no? Usi meccanismi di credito d'imposta se ci sono d'accordo. Sì, sì, allora, quindi secondo me dobbiamo sviluppare questo concetto e vedere un attimo di renderlo un po' meno sloganistico, perché il contesto in cui noi dibattiamo, che di solito è quello dei social, non offre l'opportunità di analizzare, perché da un lato c'è liberisti macellai sociali, dall'altro c'è comunisti parassiti, e per cui non ne usciremo più. Quindi cerchiamo di svilupparlo nelle prossime settimane, nelle prossime puntate, magari anche con una terza o una quarta persona che abbia i titoli. Ottimo, sono d'accordo. L'angolo di fastidio si allarga. E anzi, io mi faccio un po' più da comprimario, un po' meno, cioè insomma, più da com e meno da primario. E diventa più di Mario, invece, che, mamma, senza voler ha fatto anche i giochi di parole. E abbiamo anche un tema, che poi è un po' diverso, visto che di solito protestiamo per le follie, il debito non esiste, tanto ci pensa Madame Lagarde, no? Proviamo a buttarla. Bene, Mario, che ne dici? Li salutiamo? Sì, salutiamo e ci vediamo alla prossima. Cerchiamo di capire un attimo quale futuro. Tra l'altro nascerà questa sera la NADEF, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che ogni anno è un bel libro dei sogni e quest'anno lo sarà ancora di più. Vedremo le previsioni, le esogene macro come verranno inquadrate e vedremo come incardineranno le ipotesi di fruizione del recovery fund fantasma già con la prossima legge di bilancio. Però inizia, diciamo, la stagione delle divinazioni e delle grandi riforme. Intanto la grande riforma IRPEF, come da me previsto, è stata accantonata al 2022, probabilmente con un bel disegno di legge delega, per cui sono stato facilissimo profeta perché si sapeva che andava a finire così. Quindi vediamo come va a finire per la NADEF e per il Recovery Fund. Sarà, o temo, sia la beccherà giusta anche stavolta. Se ci fosse la scommessa, questo qua vince in tutte le settimane. Ciao carissimo, grazie a tutti. Molte domande, la prossima volta proviamo a rispondere meglio. Grazie, ricordatevi, mettete like maledetti. Mettete like che serve molto a far girare, fate girare. D'accordo? Grazie. Ciao Mario. Ciao. Allora, chiudo. Mario doveva proprio andare. Una richiesta. Ale, che mi hai fatto questa domanda su Odi Freddi. Non ho idea di che diavolo dica Odi Freddi sulla non esistenza di quel libro. Boh. Comunque, se mi metti un commento nel riferimento lo faccio. E a chi diceva basta abolire la proprietà intellettuale ancora all'inizio, poi non ho voluto ritirarlo in mezzo, oddio, io sono ovviamente d'accordo, anche se non basta. Per quanto riguarda l'algoritmo di Google, io l'ultima volta che ho parlato con loro, il core non è né patented né pubblico, proprio segreto industriale, il core code del search, e poi hanno costruito una serie di patents, di brevetti, di difesa, però adesso andrò a verificare. Vi saluto anch'io perché sono 7:20 e visto che, come annunciato alle 9:30 col vecchio amico Palma sul canale mio, però perché è una roba più leisurely, meno seria, cioè no non meno seria, sbagliato, come dire, più personali, qui magari rischiamo anche di dirne di cotte e di crude. Ci si sente lì per parlare del comunismo che c'è stato per davvero, del perché è stato così e non come pensavano Marx, Engels e compagnia.
Ciao belli, è belli, grazie e fate girare.